Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Nioh da dove ci siamo fermati alla fine dello scorso video. Abbiamo appena riposato un attimino al santuario. Stavo dando un'occhiata all'equipaggiamento e ho visto che abbiamo anche quest'altra ascia che abbiamo ottenuto negli ultimi video. Sembra piuttosto devastante, magari la possiamo anche provare. Proviamo qualche attacco anche con lei. È piuttosto particolare, ha un design penso unico con quella zampa avvolta dalle catene. Proviamola. E poi ho visto che abbiamo sbloccato qualche titolo. Abbiamo qualche punto, magari lo usiamo, va. Potenziamo la magia Onmyo o la fortuna? Fortuna per ora. E poi con questi altri punti prestigio aumentiamo un po' il ninjutsu, va. Perfetto, e poi ricordi, si è sbloccato qualcosa. Lo sconfitto. Il fatto riserva poche sorprese felici a quelli che vengono sconfitti in battaglia. Molti soldati abbastanza fortunati da scappare e sopravvivere finiscono per andare incontro a un'altra miserabile fine. Se un uomo provasse a strisciare via dal campo di battaglia, le probabilità di non essere notato dal nemico sarebbero scarse. È solo questione di tempo prima che i vincitori lo trovino, lo spoglino di ogni suo avere e gli stacchino la testa dal corpo. È il triste destino di chi perde. E ambientazione: montagna sacra, alito divino. Ibukiyama è venerata come montagna sacra dai giorni in cui gli dei camminavano sulla terra. Questa maestosità permane anche ora che i soldati erranti e gli yokai si sono stabiliti tra i suoi picchi, seguendo l'odore del sangue. Si dice che l'acqua santa ai piedi della montagna curi ogni tipo di malattia. Un sorso e corpo e spirito saranno immediatamente purificati. Adesso abbiamo quindi un'arma che ha danno fulmine di base e quest'altra la Kusarigama che fa danno vento. Toglierei il talismano fulmine perché così possiamo usare direttamente l'ascia e fare danno fulmine. E mettiamo il talismano acqua visto che l'avevo preparato. Così abbiamo un po' tutti gli elementi. Abbiamo acqua e fuoco qui. E poi con l'ascia il fulmine e vento con la Kusarigama. Poi talismano segnaposto. Togliamolo un attimo, rimetto la Mega Orokudama. No, eccola qua. La super mega sfera definitiva, distruttiva, finale. Quindi siamo appena arrivati di qua, lascio un secondo lo yokai tranquillo. Facciamoci un giro di qua. Quando siamo arrivati all'inizio, siamo arrivati da dietro questa casa e dall'alto abbiamo visto che stavano combattendo quei soldati. Eccoli. Quindi hanno eliminato il terzo, diciamo il terzo incomodo. Proviamo a beccarli qui dall'alto, va? No! Avanti! Ok. Sì, una volta capito come usare bene anche questa abilità, qua della rincorsa con il calcio. Spettacolare. Eh sì, c'erano diciamo delle piccole diatribe. Fai quello che ti dico. Insomma, stavano litigando tra loro e si capisce un po' anche da queste cose. Abbattuto da canaglia. Vediamo di sistemarlo anche noi.
mi spiace, ma via che abbiamo finito il key. Strisciamo di qua. Bam. Bam. Allora, adesso c'è questo ponte qui da attraversare. Controlliamo però anche questo punto qua. Ah, ok, non c'è niente. Allora, ci siamo tolti il pensiero, possiamo attraversare direttamente il ponte. Con la nebbia mi preparo il bradipo come al solito. Chi è che mi ha visto? Ah, guardalo lì. Vediamo se riesco a sistemarlo di qua con le frecce. No, che peccato. Forse avrei dovuto usare direttamente il fucile anche questa volta. Vediamo. Oh, via, 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 via. Non voglio combatterlo qua. Gli applichiamo anche la difesa. Ah, non va bene il talismano vento, però usiamo questo. Oh, ho rischiato troppo. Uno. Si è ripreso già. Beh, almeno stavolta non sono andato a vuoto come spesso mi accade con la Mega Orokudama. Gli abbiamo fatto abbastanza danni. Stiamo attenti qua a passare il ponte tranquilli. Ah, questo è quello che resta dell'altro abitante lì, cecchino. Qui possiamo scendere. Qua davanti c'è un gruppo di altri scappati di casa. Proviamo prima questo passaggio qua. Andremo in pareggiabile d'oriente, ok. Mi spiace. Ah, si è già trasformato e dice ferito a morte da William. Carino. Eh sì, perché rimane tipo un registro con che indica appunto chi è stato l'ultimo ad affrontarlo e a sconfiggerlo. Dai, proviamo ad affrontarlo anche noi, devo solo stare attento qui al. Attenzione perché questo ha la katana, la. Ah! Andiamo via! Via, via, via! Siamo troppo vicini al bordo, proviamo a fargli l'attacco dall'alto. Questi punti qui scoperti sono un po' la mia debolezza, poi mi metto a fare schivate improbabili e puntualmente cado. Siccome ho già perso una volta tutti gli Amrita in questo episodio, vorrei evitare. Si sale. Ah, lì c'è qualcuno. Di qua anche, vediamo di sistemare prima quello perché sembra un arciere.
Ok. Ah, se ne è accorto quest'altro. No, metto il fucile, va. Mi dispiace. Dai. No. Ci mancava pure la bomba. E l'ha messa anche bene, era qui tra le foglie. Meno male che non è così devastante. Allora, vediamo un po' di qua che cosa c'è. Oh, era quello che ci voleva. Un bagno rilassante. William apprezza. Non possiamo fare il giro attorno, no? Da dove siamo arrivati? No, di qua stiamo andando verso lì il cecchino che è uscito di qua. Altra nebbia davanti, vediamo se ho a disposizione un po' tutto. Maledetto. Quanto mi dai fastidio, va? Accidenti a lui. Meno male che siamo riusciti a resistere un pochino, ma quella carica lì è micidiale. Wow. Aspettiamo un secondo però, perché mi sono reso conto di aver lasciato indietro un altro punto, un bivio. Controlliamo prima di là. E lì c'erano troppi nemici. Era poco prima del santuario, ho lasciato il talismano segnaposto e abbiamo girato a destra, invece a sinistra non sono andato, quindi controlliamo. Andiamo di qua. Tanto siamo già quasi arrivati, facciamo subito. Ah già, sistemiamo subito lo Yoki, anzi no, lo lascio stare, che in fondo non mi ha fatto niente. Sì, era di qua. Sì. Anche questo non mi aveva fatto niente, però mi avrebbe di sicuro attaccato. Controlliamo quindi questa parte. Allora, lì c'è un oggetto. Proviamo con cautela a salire sull'albero. Beh, ramo. Sì, è abbastanza utile come oggetto.
Abbigliamento dello stratega geniale. E siamo tornati dove eravamo prima. Va bene. Allora possiamo procedere a cuor leggero. Allora, adesso ci tocca affrontare tutti quei disgraziati. Di sicuro poi col fucile mi sentiranno subito. 1, 2, 3, 4, 5. Proviamo a fare un giro di ispezione prima. 6. Sono un bel po'. Uso l'arco. Dobbiamo essere silenziosi. Sì, è una bella combriccola pericolosa. Proviamo ad aggirarli. Ce n'è un altro anche lì. Ok, non mi ha sentito nessuno. Questo non dovrebbe vedermi. Ma niente. Proviamo a sistemarli magari da qua. Questo è più lontano. Non se ne sono accorti, lì ce n'è un altro. Vabbè che è abbastanza lontano, forse questo qui di sicuro se lo colpisco farà allertare anche gli altri due. Qua c'era l'altro che stava facendo il giro, vediamo se riesco a prenderlo. Ouch. Vieni, vieni. Meno male che non dà fastidio agli altri. Bravo, bravo, vieni, vieni solo tu. Vieni, vieni. Dai. Allora adesso tocca agli altri, dai. Svoltiamo un po' il gruppo. Ah no, sono tre. Sono tre. Proviamo a scappare, vediamo se magari hanno solo avvertito un disturbo della forza da lì. Sì. Sì, non c'è niente. Bravissimi. Hanno soltanto controllato il punto da cui è partito il colpo. E quello si è anche arrabbiato e ha preso di mira la scatola. Aspetto solo che tornino in posizione perché mi sembra perfetto. Ah, peccato. No, no, non ne vale la pena. Wow. Meno uno, via via. Ok, ho resistito. Curiamoci. Ah, questo ha tanto equilibrio. Allora ti meriti un atteggiamento particolare. Ottimo.
Perfetto, allora controlliamo adesso bene cosa ci hanno lasciato. Sì, c'era anche l'ingresso di là, adesso lo controlliamo. Ho perso il conto dei Kodama, se non ricordo male ne abbiamo trovati 6, dovrebbero mancarne soltanto 3. Poi facciamo che cambiare anche un attimo l'oggetto, tanto l'oro Kudama non la posso più utilizzare, rimetto il talismano segnaposto, eccolo qua, segniamo questo punto, qui è da dove siamo arrivati. Un po' di oggetti, cassetta Shinobi. Facciamo che costeggiare questo lato. Meno male, me ne sono accorto proprio all'ultimo. Ah, questo è il ponte dall'altro lato. Infatti, prima siamo arrivati qui e sono tornato indietro. Ok. Andiamo ancora da questa parte. Deve esserci un altro Kodama qua vicino. No, adesso non voglio sprecare quelle munizioni. Ok. Eccolo qua. Perfetto, è anche il Kodama che aumenta il drop degli Elisir, quindi dovremmo essere a 6 o 7. Qui c'è qualcos'altro. Ah, mi spiace. Ah, proteggiamo un oggetto, vediamo se riusciamo a prenderlo. Ah, no, quando siamo passati prima non l'avevo notato. Kabuto guerriero in prima linea. E quindi di qua torniamo indietro, allora andiamo ancora un po' di qua. Ops. Mi spiace. Vai. Me lo voglio finire con col martello. Ah, questo ha il tonfa. Difficilmente esaurirà il ki. Ne consuma davvero poco. Mi sa che è meglio la Kusarigama. No? Sì, è un po' più pratica. Ok, stiamo ripulendo la foresta letteralmente da tutta la feccia che c'era. Sì, sto tornando indietro, allora finiamo ancora da questa parte il controllo. Sì, ci siamo già passati, vero? No, sto facendo il giro. Ok, manca quest'angolino. Va bene. Allora possiamo ancora salire
Pure controllare di qua, controlliamo prima da questa parte. C'è il santuario. Ah, non solo. Ottimo. Controllo. So che abbiano messo due Kodama vicini, però. Ma sì, lo tocco il santuario, poi andiamo subito per le scale, lascio stare la zona della foresta. Vediamo se adesso possiamo livellare. Ah, per 2000. Beh, allora uso le pietre perché manca davvero poco. Usiamo queste. Ci siamo. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Stavo cominciando a lavorare su abilità. Aumenterei ancora un pochino forza. Così portiamo forza abilità 18-19, poi recuperiamo anche con energia, cuore e corpo. Per il resto stiamo bene. Perfetto, siamo belli leggeri. Adesso vado piano piano, non devo farmi sentire. Quindi, adesso giriamoci un po' questa parte qua con la scalinata. Sembra libera. Ah, qua c'è qualcosa però, mi stava per sfuggire. Buono, candela dell'evocatore. Peccato non aver pensato di usarla nello scorso video, altrimenti avrei recuperato gli amrita necessari per salire di un livello. Wow. Dai, non ci devono sentire. Ok, allora adesso continuiamo di qua. Ok, è una giornata piovosa, non ha smesso neanche un momento da quando abbiamo iniziato la missione. Lì c'è un samurai, facciamogli un salutino. E là. È messo male, ha la benda sull'occhio, quindi anche lui ne ha passate. Si copre bene. Bam. Nessuno supererà questo punto. Si vede che era l'ultima resistenza. Oh, che bello un Kodama. Perfetto, tutti recuperati. Allora possiamo anche cambiare un attimo l'equipaggiamento, perché questa è un'attrezzatura, diciamo, utility che tengo da parte, ma a un livello piuttosto basso. Mettiamo questa, va? Mi piace, non è tanto pesante. E se no abbiamo anche il kabuto. Sì, proviamo questo, forse è meglio. Abbiamo maggiori difese. Tanto rimaniamo comunque leggeri. È piuttosto eccentrico. Sì, è un'attrezzatura pesante, però. Quindi possiamo andare di là. Affrontiamo solo un attimo il redivivo. Mi tengo la Kusarigama che preferisco. Attenzione. Occhio.
Oh, no! Mi stava per fregare. No! Dal basso all'alto? Sì, funziona. Era solo un livello di pendenza diverso, forse. Continuiamo allora. Perfetto, abbiamo trovato anche la fonte termale. Quindi anche con i Kodama siamo a posto, allora non male. Ecco, certo che Kelly è davvero un... usiamo... Oh! È davvero un miserabile, va? Proviamo a fargli dei begli attacchi consecutivi. Forse fa danno vento, conviene usare un altro buff se riesco. Se non mi distrugge. Si è attivato il nostro spirito guardiano. Attenzione che ha attivato anche lui il suo. Wow. Meno male che gli abbiamo fatto un po' di danno fuoco e lo stiamo sbruciacchiando. Wow. Recuperiamo. Via, via. Via, 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 via. Ah, è messo male col ki. Anche noi. No, devo rallentarlo. Dai. No, ho sbagliato. Dai, rallentiamolo. Non gli manca molto. Proviamo a finirlo col talismano terra. Dai, che devo fargli danno terra. Ok. Accidenti a quel talismano segnaposto che ogni tanto mi capita di usare durante le boss fight. Devo toglierlo. Ok. Sì, è successo tutto abbastanza in fretta. Kelly è un disgraziato come al solito. Un po' mi è spiaciuto per Mitsunari che comunque è stato tradito così all'ultimo da un suo alleato fondamentalmente e l'ha pure pugnalato alle spalle. Comunque, adesso andiamo avanti.
3杯の茶を供し、13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。義を重んじ、刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいのう三成殿。明智光秀殿、何故。そなたの忠義まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが、私が死した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安心殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。Beh, abbiamo visto quindi chi c'è dietro, chi c'era dietro la maschera e chi era veramente Tenkai, posseduto da un nuovo spirito guardiano. Missione completata. L'unico motivo per il quale sono ancora in vita dopo aver ucciso il mio maestro è quello di aiutare questo paese a raggiungere finalmente la pace. Serangin, ti supplico, ferma Kelly e metti fine a questa guerra insensata. E quindi interessante anche la cutscene, abbiamo visto chi è in realtà Tenkai. Devo ricontrollare un attimo le descrizioni, perché forse il suo nome è uscito fuori da qualche parte nelle descrizioni, e anche l'espressione di stupore di Mitsunari mi ha fatto capire che comunque i due si conoscessero già. E comunque alla fine dobbiamo cercare di fermare di nuovo Kelly prima che distrugga tutto, trasformando Nobunaga in un demone. Ecco le nostre ricompense: un po' di materiale, la medicina, l'acqua sacra e Magatama. Missione vero ninja è stata aggiunta al dojo. La missione Un equilibrio più grande è stata aggiunta al dojo. La missione Crepuscolo Male nell'etere è sbloccata. Adesso ci sono queste missioni disponibili, poi aspetto la prossima rotazione, vediamo un po' di che missione si tratta. Diamo un'occhiata al dojo. Ecco le nuove missioni. Missione tutorial, quindi per la magia Onmyo, e questa per il ninja. E poi proveremo anche queste. Devo ancora andare avanti con le altre missioni tutorial per le varie armi, visto che abbiamo raggiunto la padronanza necessaria. Poi farò degli altri video apposta. Ok, allora
Io mi fermerei qui, vado soltanto dal fabbro a vendere gli oggetti. Ne abbiamo trovati parecchi normali e speciali. Quindi con il prossimo video penso che andremo avanti con una delle missioni dojo e recupererò un po' di descrizioni che si sono sbloccate. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!